Buonasera a tutti gli amici appassionati di pallacanestro, benvenuti ad una nuova puntata di Terzo Tempo. Quest'oggi avremo due ospiti, ci saranno qui con noi due membri della Betaland Capo d'Orlando, ci sarà l'ala serba classe 1987 Milenko Tepic, ciao Milenko, Ciao. e il team manager della Betaland Capo d'Orlando che sicuramente conoscerete, Mauro Saia. Ciao Sergio, bentrovati. E ci ritroviamo dopo una bella settimana che è appunto ha sancito la vittoria di Capo d'Orlando, ha visto vincere Capo d'Orlando nel match di domenica contro Venezia, una partita davvero tosta, una partita importante soprattutto in chiave playoff. Capo d'Orlando ha vinto dopo un supplementare. Mauro, tu che vivi Capo d'Orlando da tanto tempo, da quant'è che non si vedeva un supplementare al Palafantozzi? Sono Io tantissimi in anni. 3 anni che lavoro qui non c'è mai stato, forse una volta fuori casa, ma in casa a mia memoria non ci sono stati supplementari. Quindi la partita lo dice anche l'extra time che c'è stato dopo i 40 regolamentari, è stata veramente combattuta. Ha visto vincere Capo d'Orlando che ha saputo sprintare appunto sul finale e dare un bel parziale nell'overtime a Venezia, che comunque veniva con i galloni di seconda in classifica dopo aver vinto anche tante partite in trasferta. Quindi diciamo che la vittoria di domenica per l'Orlandina conferma il trend casalingo e dà un'ulteriore spinta positiva verso questa seconda parte di stagione che è cominciata nel migliore dei modi. Parleremo di Capo d'Orlando, Venezia e non solo, prima però vediamo cosa è successo nella 17ª giornata di campionato, ricordiamo che è la seconda giornata di ritorno, quindi vediamo il servizio con tutte le altre partite. Secondo turno del girone in ritorno, caratterizzato da tante sfide che si sono decise soltanto nei minuti finali. Non solo la gara di apertura al Palafantozzi, ma anche a Pesaro, Brindisi e Caserta, le partite si risolvono sul filo di lana. All'Adriatic Arena i padroni di casa sciupano due punti fondamentali per la corsa salvezza, facendosi rimontare in pochi minuti dalla Fiat Torino. Era una gara delicata per i ragazzi di Bucchi, costretti a fare risultato di fronte al proprio pubblico dopo le ultime prove deludenti. Primo tempo poco rassicurante, ma reazione importante nella seconda frazione. Fra i più motivati c'erano Noko e Jones. Torino lascia fare, pur tenendo sotto controllo la situazione, e azzanna la partita con una tripla dall'angolo di Wilson sul meno 4. Il nativo di Milwaukee è molto preciso sia da fuori, 4 su 5, che ai tiri liberi, grazie ai quali regala ai suoi il terzo successo di fila. Le speranze della Consulti Invest invece si spengono col tiro sbagliato sulla sirena da Jones in fadeaway. Stesso esito del tiro di Ronald Moore, che insieme alla sua pistoia non riesce a sbancare il pallapentassuglia di Brindisi. Il carattere dei pistoiesi è comunque da lodare perché l'impegno visto in campo è stato proprio quello di una squadra determinata a vincere in trasferta. Phil Goss però si mette in mezzo e sul meno 2 ribalta la situazione con una tripla consegnando di fatto i due punti all'Enel che permettono così l'aggancio a quota 16 proprio ai danni della Deflex. È un finale più tranquillo ma ugualmente combattuto anche quello del Palamaggio di Caserta dove la Rediviva Varese ritrova il sorriso dopo 5 KO di fila. E questo sembrava proprio l'unico modo per provare a dare una scossa a questa stagione piena di complicazioni per i biancorossi, che hanno il merito di condurre per tutta la gara, respingendo tutti i tentativi di rimonta della Pastareggia. Si rivede finalmente Maynor, per lui 21 punti di esperienza. Il top scorer della gara invece è Johnson, che trova il suo primo successo in maglia biancorossa. Ma l'emblema della vittoria è Giancarlo Ferrero, colui che a detta di Gaia era la vera arma in più di Varese. Ed in effetti 15 punti messi a referto questa volta gli hanno ragione. La Open Job Medis vince e abbandona l'ultima posizione dove resta in solitaria Cremona, sconfitta per la sesta volta in 8 gare interne. Uno score negativo preoccupante che può rivelarsi decisivo nella bagarre retrocessione. Ad approfittare di questo momento è Trento che replica il successo ottenuto contro Cantù e si lancia definitivamente nella corsa playoff con un'altra buona prova di squadra. L'Aquila entra in campo col piglio giusto e piazza subito un allungo, approfittando delle basse percentuali dal campo della Vanoli. Margine di 10-15 punti che si manterrà fino alla fine, senza che Cremona riesca a tornare per impensierire davvero la squadra ospite. Momento di fiducia per Cantù che sta provando a raddrizzare una stagione cominciata non benissimo. Fanno bene gli ultimi arrivati Cournou, 14 punti, e Calates, 13, ma in realtà sono ben 6 i giocatori canturini a chiudere con uno score che va dai 12 ai 14 punti personali.
Un bel più 16 di scarto finale che però non serve a ribaltare il meno 20 maturato all'andata contro la Leonessa, che deve arrendersi ponendo fine così alle 3 vittorie consecutive. Il momento grigio invece lo sta vivendo la Grissinbonne Reggio Emilia, quarto stop di fila, sesto nelle ultime 7. Ma l'avversario non era di certo dei più comodi, la Dinamo Sassari, che ha trovato tanta continuità e fiducia nei propri mezzi. Il banco prima va sotto, arrivando fino a meno 10 sotto i canestri della Valle, poi reagisce con la Walle e Lacy e ribalta tutto in 10 minuti. Partita e differenza canestri, che in caso di arrivo a pari punti gli permetterà di restare davanti alla Grissinbonne. L'altro big match di giornata lo vince la Sidiga Savellino sui campioni d'Italia di Milano, che pagano gli sforzi del doppio impegno infrasettimanale in Eurolega. I lupi cominciano subito bene e arrivano a più 15 già nel primo tempo. Milano ricuce lo strappo due volte, ma è troppo poco per contenere la furia e la voglia dei padroni di casa, che trascinati da un devastante Fesenko da 36 di valutazione, agguantano Venezia in seconda posizione a 4 lunghezze proprio dall'Olimpia. E quindi risultati importanti, soprattutto in chiave playoff, ci sono state delle vittorie fondamentali, per esempio Torino che vince in casa di Cremona e praticamente manda quasi nel baratro Cremona. In casa di Pesaro. E Cremona che invece perde in casa con Trento. Questa è un'altra vittoria importante in chiave playoff. Milenko, tu hai visto qualche partita questa settimana, durante questo weekend, quando non hai giocato? Yes, I saw some games, especially games Sassari Reggio Emilia. Also follow the other results, and as you said, the all the championship, it's very tied, and you know, it's as you see on the scoreboard, between 5th and 12th team, it's only one victory difference, so we must be focused until the end of the season and try to reach our goals. Milenko ci ha detto che, come anche tu accennavi, il campionato è molto equilibrato, dalla quinta alla dodicesima posizione ci sono una o due vittorie di scarto, quindi per noi è uno sprono in più a fare bene, è una motivazione in più per permetterci appunto di essere concentrati e non perdere il nostro focus sull'obiettivo da raggiungere. A questo punto è quello di rimanere nelle prime 8. È stata la partita dell'esordio di Nikola Ivanovic, ha giocato la prima partita in realtà a Milano, ma la prima davanti ai suoi tifosi è stata proprio questa contro Venezia. Un impatto davvero importante quello di Ivanovic, e diciamo che se dovesse andare così non dovrebbe far rimpiangere il buon Bruno, no? Ask you about Nico, his approach to the game, if he can continue like this. Also, we don't have a reminder about Bruno. Yes, it is like that in basketball. You know, when some player is leaving and the other replace him and he's playing good, many things, you know, changed. Nikola is a good player. For sure, he will have here his better and worse games. That's normal for everybody. But I think he perfectly fits in our style of the game, and he will be great addition to our team. Sicuramente è così, quando c'è un rimpiazzo di giocatori c'è sempre un paragone tra di loro, ma Nikola Ivanovic è un ottimo giocatore secondo Milenko, che si addice perfettamente al nostro stile di gioco e che si sta integrando al meglio nell'Orlandina Basket, sia dentro che fuori dal campo. Anche il ruolo di Milenko può anche cambiare, forse tornare anche a quello originario, perché ricordiamo che in questa settimana in cui non ha giocato Fittipaldi, comunque l'Orlandina aspettava il nuovo playmaker, lo stesso Devic è dovuto in un certo senso adattarsi alle esigenze e quindi fare giocare anche da playmaker. Questo suo ruolo tornerà nuovamente probabilmente al ruolo originario. So, like you do in the last 3-4 games before Ivanovic comes, you play also the role of the point guard. Now probably you can come back to your original position. What is your thinking about this? Honestly, for me, all the last season I didn't play so much point guard. For me, it's not so strange. During my previous years, some years I played a lot of point guard.
So basically my position is, let's say, guard, who is playing sometimes point guard or can help, or, you know, depend of the team style, you know. Also, as you said, I was a couple of times for that position that I didn't play so much, but I tried to adjust and help the team, depend of the who is injury, what is the certain moment of the game and whatever. But for sure now with Nikola, who is pure point guard, my role will be a little bit different and playing more like a guard. Of course, I'm ready to help as a point guard whenever is necessary. Sicuramente si è reso utile, comunque ha fatto il jolly in questo periodo, si è reso conto che sì, ha giocato tante, alcune partite da playmaker, lui l'aveva fatto nei suoi anni passati, non ultimamente, però a inizio carriera probabilmente aveva giocato da playmaker, poi nelle squadre in cui aveva giocato aiutava anche il playmaker a portare palle in certe situazioni. Ha giocato qui anche con noi a Capo d'Orlando durante l'infortunio di Delas anche da numero 4. E quindi, insomma, per lui vuole aiutare la squadra nel miglior modo possibile, sa di essere un jolly perché può giocare tanti ruoli. Ora chiaramente con Ivanovic, che è un playmaker puro, si limiterà sì ad aiutarlo magari in certe situazioni di playmaking, ma il suo ruolo fondamentale sarà quello di guardia o comunque di ala piccola. Insomma, ha dimostrato di poter giocare davvero ovunque perché si è fatto trovare pronto in qualsiasi situazione. Milenko Tepic, prima di parlare, di vedere le azioni riguardanti il servizio riguardante Orlandina Venezia, iniziamo il nostro momento social. Come al solito andiamo a vedere cosa hanno scritto i giocatori, le società, durante questa settimana sui vari social network. Cominciamo con Cousin, che è uno dei tanti infortunati in questo periodo, si è infortunato alla mano, resterà fuori Per un bel po' di tempo, almeno 2 mesi, e ha postato una foto subito dopo l'operazione, ha detto intervento ok, sono pronto per cominciare, sono voglioso di tornare in campo, speriamo, in bocca al lupo per Marco Cousin. Anche Oleg Schiz, che è il giocatore di Caserta, ha scritto che insomma, ha fatto l'operazione per il suo ginocchio, perché ha avuto un infortunio molto grave al ginocchio, e si augura buona fortuna, perché insomma anche lui spera di tornare il più presto possibile per dare una mano alla squadra di Caserta. Stefano Gentile, come ben sappiamo, è infortunato alla caviglia, probabilmente tornerà a giocare contro Capo d'Orlando proprio nel finale di Coppa Italia. Dice: momento di sofferenza quotidiano quando mette il piede dentro il ghiaccio. Insomma, non lo invidiamo in questo momento, perché sicuramente stava soffrendo. Dalla Pascolo, invece, per parlare di basket vero e proprio, che fa vedere il un momento in cui festeggia con i suoi tifosi, fa quasi la ola, la vittoria in casa contro l'Olimpicos, ottenuta proprio dall'Olimpia Milano, e lui è stato davvero un protagonista incredibile. Non so se avete visto la partita di sì. Milano, sì? L'Olimpicos, sì, c'è stato un dominio totale nell'ultimo... Nell'ultimo quattro, Pascolo, molto bene partita. Ha fatto molto, molto bene, e insomma ha regalato questa vittoria ai suoi, che poi comunque hanno perso nel match successivo a Madrid. Miroslav Radulica, che è un giocatore di classe serba, esattamente, Milenko sicuramente lo conoscerà molto bene, posta una foto in cui c'è un murales a sinistra, proprio Miroslav Radulica, a destra Nole Djokovic, che tra l'altro dove? Anche lui serbo. Onestamente non sappiamo, io volevo chiederlo a te, però tu non lo sai, a Belgrado... Città di Radulica. Forse nella sua città, non si sa, comunque Bob Zikovic è il Serbian Illustrator, ecco, il ragazzo che ha realizzato questo bellissimo murales in Serbia. Andiamo avanti con Danny Agbelese, il lungo di Brindisi, che posta uno scambio di messaggi con un suo amico, probabilmente, non lo so. E gli chiede, questo suo amico gli chiede, insomma, sei occupato? Lui dice no, che cosa è successo? E il suo amico gli dice, tu saresti, diciamo, come traduciamo, saresti d'accordo se la tua ragazza avesse degli amici maschi? Sì. Lui dice, insomma, se io avessi una ragazza, gli darei massimo tre amici maschi, che sono il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Non è molto d'accordo il
Danny Agbelese a questo discorso. Questo, Mauro. Diciamo un po' profano questo discorso, però simpatico. Peppe Pueda invece, che, anzi scusate, Daniele Cavaliero, che posta una foto di Roger Federer, che ha vinto gli Australian Open, uno sportivo unico. Applausi a lui, insomma, dice che è un giocatore che è l'immagine di un campione che non ha mai mollato un centimetro, una leggenda, quindi Daniele Cavaliero esalta anche lui, appunto, Roger Federer che ha vinto l'Australian Open. Juve Caserta invece che saluta il signore degli anelli, Charles Shackelford, che è un giocatore degli anni 80-90, ha vinto anche lo scudetto con Caserta, che purtroppo è stato trovato morto negli Stati Uniti, e quindi lo ricorda in questo modo, in questa settimana. È un po' triste, appunto, per i tifosi di Caserta. Siamo per chiudere con Derek Needham, che posta dopo la sconfitta di Reggio Emilia Sassari, dicendo che non bisogna mai ridurre la propria vita agli eventi che stai affrontando in questo momento, ma perché in questo modo non puoi vedere che cosa c'è avanti. Quindi, insomma, vedere avanti nonostante le quattro sconfitte, le cinque sconfitte di Reggio Emilia. Chiudiamo con Pietro Radori, che proprio parlando di Reggio Emilia dice che, insomma, posto una foto facendo vedere che il boss di una squadra, comunque nella vita, è quello che comanda e poi gli altri sono a lavorare, mentre il leader è quello che trascina gli altri, e lui dice che è sempre più boss e sempre meno leader in questo mondo. Insomma, forse lancia qualche frecciatina a qualcuno, la guardia di Reggio Emilia. Bene, abbiamo un po' visto cosa hanno scritto tutti questi giocatori, c'è chi un po' sta tornando dagli infortuni, c'è chi invece è deluso dalle sconfitte, noi invece ci vediamo il servizio di Orlandina Venezia, andiamo a vedere questa bella vittoria di Capodorlando. La Betaland Capodorlando batte la Reyer Venezia per 90-82 dopo un tempo supplementare e porta 8 vittorie consecutive la striscia positiva al Palafantozzi. La gara contro la seconda della classe è sempre in equilibrio, con ritmi altissimi e intensità elevata, con le due squadre ad affrontarsi a viso aperto, producendo un grande spettacolo sotto le telecamere di Sky Sport. Nicola Ivanovic, l'ultimo arrivato in casa Betaland, nella vittoria su Venezia, ha messo a referto 18 punti e 4 assist, inserendosi perfettamente nei giochi di una squadra che ha dimostrato ancora una volta di essere un gruppo solido, che alla seconda giornata di ritorno occupa il quinto gradino della classifica a pari punti con Torino e Reggio Emilia e può ambire ad importanti traguardi in questa stagione. Il 3-3 dall'arco di Venezia in avvio non spaventa l'Orlandina, che con pazienza e buona circolazione di palla costruisce ottimi tiri. La gara è fatta di sorpassi e controsorpassi, la Betaland va sul più 8 in avvia terzo quarto, ma Venezia riesce sempre a rientrare. L'equilibrio regna sovrano fino al 40esimo, quando il tabellone segna 77 pari. Sono necessari altri 5 minuti per decretare il vincitore, durante i quali il Palafantozzi diventa una bolgia e i biancoazzurri dimostrano energia e voglia di lottare. L'Orlandina è assoluta protagonista dell'overtime e la gara si chiude sul 90-82. L'ottimo gioco collettivo di Capodorlando è testimoniato anche dall'apporto realizzativo dei biancoazzurri, con ben 4 giocatori in doppia cifra, 19 punti di Delas, 18 di Ivanovic, 17 di Diner e 10 di Tepic, e 7 punti per Arci, Stojanovic e Perl. È arrivata questa vittoria, è l'ottava in casa, l'ottava consecutiva tra l'altro, su 9 partite, però secondo me è una vittoria un po' diversa rispetto alle altre, perché l'intensità vista in campo sembrava quella di una partita da playoff, Mauro. Sì, senz'altro, come dicevo in apertura di trasmissione, è una vittoria che dà fiducia a una squadra che veniva da 2 sconfitte consecutive, anche se fuori casa, l'ultima del giorno di andata a Pesaro e chiaramente quella poi contro Milano, ma che non ha mai mollato un centimetro anche nelle difficoltà. Abbiamo fatto gruppo, abbiamo avuto una pausa nella quale la società ha organizzato un mini ritiro a Malta, molto importante per cementare appunto l'unione tra la squadra. Abbiamo inserito Nicola Ivanovic, che praticamente è già come se fosse uno dei nostri da 2 settimane, ma come da qualche mese, e l'aria che si respira all'interno dello spogliatoio del Palafantozzi è veramente un'aria di positività, di fiducia, di serenità, che ci permette poi di arrivare a prestazioni come quella di domenica, dove nonostante ci fosse al cospetto una squadra veramente importante del nostro campionato, l'Orlandina non si è mai demoralizzata, nemmeno quando sul finale si pensava la partita fosse andata via dopo qualche canestro da 3 di Venezia.
si è trovato il pareggio e poi si è fatta forza per spingere nel supplementare, dove l'Orlandino ha concesso solamente 5 punti agli avversari e ha portato a casa l'ottava vittoria consecutiva. Il record di Capo d'Orlando è il migliore della Serie A dopo quello di Milano, che non ha perso nessuna partita, che va un po' in contrasto con quello che succede fuori casa, perché purtroppo fuori casa è arrivata soltanto una vittoria su 7 partite, l'unica vittoria è arrivata a Brescia. Cosa succede, Milenko? Perché c'è questa totale differenza tra quello che succede in casa, tra la squadra che si vede in casa e quella che si vede in trasferta, che ha fatto però buone partite, però sono arrivati pochi punti in effetti. That's true. I think we have a little bit different approach and a little bit different winning mentality, you know, at home, also because of our fans, and it seems a little bit different playing at home than on the road. Although we have some very difficult road games like Avellino or Milano last one, I really feel still very sad for the Pesaro game, where we had a very good opportunity to win one more road game, but I really hope that we're gonna change a little bit our attitude and mentality in certain moments of the road games and win some road games as soon as possible. Praticamente Milenko ha detto che probabilmente è la mentalità quella che cambia tra le partite in casa. Ci sentiamo di avere una mentalità più vincente in casa, viste le tante vittorie, visto comunque l'apporto dei tifosi e visto anche l'approccio proprio di tutta la squadra alle partite in casa. Ciononostante, chiaramente Milenko ritiene che alcune partite, come quella ad Avellino, dove era andato via su Fittipaldo qualche giorno prima, e quella a Milano, l'ultima, dove lui il primo ha giocato con la febbre, ci sono state delle difficoltà, ma in altre partite dove si ritiene magari molto deluso dalla prestazione, in cui si poteva vincere come a Pesaro, dice che appunto ci è mancato quel qualcosa in più che dobbiamo mettere in cantiere adesso, per avere appunto la possibilità di vincere qualche partita in più fuori casa, dove appunto ci manca, e portare a casa qualche risultato positivo in più dalle trasferte. È un post partita particolare, perché coach De Raffaele, insomma, è un po' deluso, però molto, allo stesso tempo molto contento, vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, perché la sua squadra ha giocato comunque una bella partita, è arrivata a Capo d'Orlando con la faccia giusta. Sentiamo allora cosa ha detto coach Walter De Raffaele nel post partita, e poi sentiremo anche le parole di coach Gennaro Di Carlo. Intanto vorrei fare i complimenti a Capo d'Orlando, l'Orlandina, insomma, per la vittoria, perché credo che abbia meritato la vittoria alla fine di una bella partita combattuta. Nella stessa misura devo dire che se avessimo vinto ce la saremmo meritata nella stessa maniera, perché abbiamo giocato una gara molto solida, abbiamo avuto la possibilità di vincere con uno o due tiri aperti da tre punti, abbiamo avuto la possibilità di vincere prima del tempo regolamentare, mentre nel supplementare abbiamo pagato qualche scelta, e credo che alla fine poi la differenza l'abbiano fatta qualche episodio. Un particolare soprattutto, che quando ci sono situazioni importanti da eseguire, c'è da eseguire, e soprattutto poi anche il talento di Orlandina, che è riuscito a trovare dei canestri. Quindi ci rimane un po' di amaro in bocca per la sconfitta sicuramente, non per la prestazione. Ripeto, abbiamo avuto l'occasione di vincerla, questo non toglie meriti assolutamente a Capo d'Orlando. Alla mia squadra dico che bisogna abituarsi a giocare in tutti i modi, sapere e capire qual è la condizione in cui si gioca, la condizione generale in cui si gioca, e quindi adeguarsi poi di conseguenza a ciò che viene concesso o non concesso, perché poi il particolare fa la differenza. Credo che nel supplementare siamo stati bravi a rientrare con un canestro, ha preso vantaggio Orlandina giustamente. Naturale che quando sbagli l'ultimo tiro per vincere fuori casa a Capo d'Orlando, che naturalmente quando gioca in casa rende il 40% in più, ti dispiace, questo sì, però non abbiamo subito più di tanto, se non aver trovato poi soluzioni semplici. Abbiamo concesso all'inizio dei primi due quarti qualcosa di troppo a Diner e qualcosa di troppo a Jovanovic, ci siamo sistemati molto bene terzo e quarto quarto, e devo dire che abbiamo giocato una partita, ripeto, molto solida, perché potevamo uscire con una vittoria, cioè venire a Capo d'Orlando e pensare di dominare, sinceramente no,
però fare una partita così solida, arrivare a giocarmela e soprattutto avere la possibilità di vincere, devo dire che, ripeto, il piano partita l'abbiamo seguito e quando vinci o perdi di pochi punti dopo un supplementare sono dei particolari, sono molto arrabbiato per due cose tecniche che non abbiamo fatto, però queste sono cose che poi gestiremo nello spogliatoio. Quindi resta comunque la prestazione positiva per Venezia e De Raffaele, che comunque, come abbiamo sentito, insomma, è anche contento, e devo dire che comunque Venezia insieme a Milano è stata una delle squadre che ha messo più in difficoltà Capodorlando in casa, no? Sì, sì, tra le mura amiche non per niente sono la prima e la seconda della classe. Siamo contenti di, ok, se ce l'ha giocata con Milano in casa, forse quasi riuscivamo a portarla via pure quella, e siamo chiaramente estremamente soddisfatti di aver battuto Venezia, che tra record di campionato e record europeo è una delle migliori squadre a livello proprio europeo, con il maggior numero di vittorie, se non ricordo male ho visto una statistica che sia 15ª o 16ª come record complessivo tra campionato ed Europa, quindi è veramente un grande orgoglio averli battuti al Palafantozzi domenica. Credo che, come ha detto De Raffaele, non abbiano giocato per niente una cattiva partita i lagunari, quindi ancora più merito va all'Orlandina per essere riuscita a fermarli. Coach Gennaro Di Carlo, sentiamo cosa ha detto lui nella conferenza stampa post partita. È stata una partita, secondo me, da playoff, cioè a livello di intensità, di agonismo, tattica, di qualità di gioco. Penso che è una partita che possiamo pensare essere come di quelle che si possono giocare poi dopo nei playoff. Dunque, essere riusciti a vincere una partita come quella di oggi realmente ci rende consapevoli che, come dicevo anche nel pre-gara, gli obiettivi, l'obiettivo che ci stiamo adesso prefiggendo, cioè quello di rimanere nelle prime otto e provare a giocare la seconda fase di stagione, non è utopistico. Dunque Venezia credo che oggi ha dimostrato tutto il suo valore, tutta la sua solidità mentale, di organizzazione, di talento. Dunque essere venuti a capo di una partita, secondo me, così complicata, ripeto, ci fa rendere consapevoli di quanto il nostro gruppo sia competitivo, sia forte e può ambire a uno dei primi otto posti. Come dicevo sempre nel pre-gara, sappiamo che non sarà facile, saranno battaglie probabilmente come quella di oggi, e non solo bisognerà mantenere botta sul campo nostro, ma bisogna cominciare anche ad esprimere questo tipo di atteggiamento, di determinazione, di voglia di non mollare mai, di voglia di non morire mai, anche in trasferta. Dunque ci prepariamo ad avere, partendo da questa vittoria, un girone di ritorno molto, molto, molto duro e molto consistente. Detto questo, i complimenti a Venezia sono doverosi, perché secondo me sono una squadra che gioca una bellissima pallacanestro, di grande organizzazione, come dicevo, di grande tattica, e sono una squadra molto forte, insomma. Il loro allenatore li tiene molto bene, alternano difesa uomo, difesa zona, difese miste, dunque non era facile giocare contro di loro. Complimenti a quello che hanno fatto fino ad ora, e sono convinto che anche loro faranno una bellissima stagione. Io penso che Nicola sarà un ragazzo che rispecchierà molto quello che sono il nostro modo di essere, il nostro carattere. È un giocatore, magari, voglio dire, può sembrare, passatemi il termine, sgraziato, ma è di un'efficacia e di una tenacia che penso non abbia precedenti. Un ragazzo, più salgono i toni agonistici e lui più si trova a suo agio, più va in attenzione, più diventa giocatore di livello alto. Dunque secondo me è un gran bel pezzo, e sono sicuro che ci darà una bellissima mano. Ci dà tantissima energia, un ragazzo giovane. Ci dà sicurezza, ci dà tiro da tre, ci dà passaggi, ci dà letture, ci dà difesa, ci dà corsa. È un bel pezzo. È un bel pezzo, credo, così, di Carlo su Nicola Ivanovic. Milenko, tu che le partite di playoff le hai giocate non solo nei campionati vari, ma anche in Eurolega, insomma, a livelli molto, molto più alti. Credi anche tu che quella di domenica sia stata una partita con intensità da playoff?
Yes, very. It was very intensity game, very tight game, you know, and both team were very competitive. So I think it also was a very interesting game to see either on TV or in Pala Fantozzi. For me, the best thing is that we show one more time, especially on the home court, that we can compete with everybody and compete on that level of the game, you know, like high level like it was, you know. I really believe in this team, and as we talked before, I think that we have to stay focused, because in this championship, if you have 2-3 losses in the row or 2-3 wins, it makes such a big difference. For example, Sassari was down and now they won, I think, 4 games in the row. Like Reggio Emilia was up and now they lost a couple of games in the row. So the season is long, probably we'll have some bad, some good moments, but the most important thing is that we find our confidence, we show that we can play with everybody, and to stay together and to compete until the end of the season. Sicuramente ha detto Milenko, rispondendo alla tua domanda, che è stata una partita di alto livello, di alta intensità, molto combattuta, molto vicina nel punteggio, bellissima sicuramente da vedere sia in televisione sia chi è venuto a vederla al Pala Fantozzi. Soprattutto gli dà una sensazione di fiducia in più su di noi, sul fatto che abbiamo continuato a difendere il nostro campo, e che questo campionato è proprio specificatamente importante su questo punto di vista, cioè nel senso che non si può perdere un attimo di concentrazione, perché o fai 2-3 vittorie consecutive o 2-3 sconfitte consecutive, può cambiare la tua stagione completamente. Ho portato l'esempio di Sassari e Reggio Emilia. Esatto. Sassari ne ha fatte 2-3 di fila, adesso si trova in quinta posizione. Sì, insieme a noi, due punti addirittura sopra, quando è venuto invece qui a Capo d'Orlando era addirittura sotto di noi, avendo vinto 3-4 partite è riuscito ad andare avanti. Reggio Emilia, al contrario, con 4 sconfitte consecutive si trova un pochettino in difficoltà adesso, ed è stata raggiunta appunto dall'Orlandina. E allora è arrivato il momento di parlare di Orlandina Venezia. Prima però volevo chiedere a Milenko, insomma, il suo rapporto con i compagni di squadra, con chi si trova bene in campo, fuori dal campo, insomma, sembra comunque un bel gruppo. Dall'impressione di essere un bel gruppo quello dell'Orlandina Basket. Yes, we are very united as a group, and you know, I think we have a team with very good personalities, you know, so we match together very well. You know, also the younger and the older player, doesn't matter, after the game, before the game, we are many times together, and I think that help us also on the court. Sicuramente sono un gruppo molto unito, sia dentro che fuori dal campo. Il fatto di stare spesso insieme è una cosa che li unisce ancora di più. Si ritrovano spesso qui a Capo d'Orlando, credo che tanta gente li vede sempre insieme, o a cena o comunque dopo le partite. È veramente un gruppo molto unito, ci sono delle grandi personalità all'interno, ma che comunque si accoppiano bene tra di loro. Poi loro hanno il loro gruppo, questo lo aggiungo io, balcanico, che vanno sempre, ormai la lingua ufficiale dello spogliatoio dell'Orlandina è lo slavo, serbo. Sì, vi capite un po' sì. Tutti quanti, anche con Sandro, Mario? Sì, non c'è differenza, no? Differenza. Sì. L'unica... Also, coach Di Carlo said we are very close to become Orlandinovic basket. Anche il coach dice che siamo molto vicini a diventare l'Orlandinovic. Praticamente. Sì, con tutti questi giocatori, insomma, esatto. dell'Est. Andiamo a vedere qualche azione importante della partita. Non scendiamo troppo nel tecnico, ma vediamo invece, ecco, dove si è decisa la partita. Intanto, la prima azione che abbiamo scelto è sul 39-36, è una rimessa semplicissima svolta da Capo d'Orlando. È un canestro di Drake Diner, appunto, del 39-36. Questa è una rimessa provata durante gli allenamenti? Is an offensive inbound tried during practice? Yes. But you ask too much, what I can say, all scouting, and then
No, no worry, Tepa. They watch the show also in, only in Sicily. Ah, okay, okay. Si spaventava, Tepa si spaventava che dando troppe informazioni di scouting, informazioni di scouting le avrebbero viste le altre squadre. Beh, invece gli ho detto che ci vedono solo in Sicilia. In realtà questo programma va in onda in Sicilia, però insomma viene anche esportato sul web, quindi okay, è giusto, diciamo, dare informazioni, ma non troppe. Ok. Yes, this is one of the inbound place, baseline inbound place that we are practicing. Sì, è una rimessa che proviamo spesso, è riuscita qui alla perfezione con l'apertura di Drake Diner dopo il blocco portato da Delas, e Drake con la sua capacità di tirare alla perfezione ha preso e ha fatto questo splendido canestro veramente in fadeaway andando all'indietro. E come le vediamo noi, purtroppo le vedranno anche le altre squadre, sì, quindi esatto, si adatteranno. Di conseguenza. Due azioni difensive importanti, siamo sempre nel nel terzo quarto, in cui Capodorlando prima recupera questo pallone con questa pressione di Nikola Ivanovic, che porta agli 8 secondi fatidici in cui non riesce a superare il centrocampo Venezia, e quindi questa è un'azione difensiva importante della partita sul più 5 di Capodorlando. E poi ce n'è un'altra in cui Capodorlando difende molto bene di squadra e provoca una quasi palla persa praticamente. Vediamo qui Zoltan Perl molto molto aggressivo sul suo difensore, Diner è bravo ad uscire su Ramos e a impedirgli il passaggio consegnato, e poi ecco qui il raddoppio e poi la palla sporcata da Mario Delas, che lascia soltanto 4 secondi. Quando si aumenta l'intensità poi si arriva a queste belle azioni difensive che poi possono portare a strappi più lunghi. In questo caso però Caporano era più alto e poi si è fatta un po' rimontare. Altro momento fondamentale della partita sul 73-69, un rimbalzo offensivo di Arci che arriva praticamente in maniera quasi insperata, perché qui c'è l'errore di Delas, la palla viene presa praticamente da Reggio Emilia e poi Arci con grande voglia, questo è un passaggio fondamentale secondo me della partita, perché poi dopo questo rimbalzo offensivo arriva un altro canestro di Capodorlando e si va sul più 4, sul sì, 73-69. Sicuramente questa azione in particolare della partita, che poi ora, come stiamo vedendo, terminerà con uno dei tanti canestri di Delas, fa capire quanto ci sia concentrazione e quanta ci sia voglia comunque anche dopo un errore, in questo caso commesso banalmente da Delas in attacco. Arci è il primo, che tra l'altro veniva da un'inattività di 2 settimane circa, che si tuffa sul pallone per andare a prenderlo, e questo ti fa capire come la squadra sia proprio unita mentalmente. 77 pari, andiamo sull'ultima azione della partita, è Venezia che ha l'opportunità di vincere questa partita. Mauro, cosa ti ricorda quella posizione, questa posizione di rimessa e questa rimessa? Sono brutti ricordi, infatti ho tremato tantissimo, soprattutto quando ho visto Ivanovic scontrarsi con Delas. Mi sembrava Folarin Campbell che si perdeva la Quinto Ross 2 anni fa contro Pesaro, e poi quella famosissima sconfitta che purtroppo ci costò anche la squalifica del Palafantozzi per 2 gare. Per fortuna ha avuto un esito diverso. Esatto, ha avuto un esito diverso. E poi McGee si è ricordato bene che quella partita c'era anche lui e ha sbagliato il canestro della vittoria, che sembrava pure abbastanza semplice. Comunque. Qui tra l'altro, sì, infatti, se andiamo a rivedere lentamente questo tentativo di andare a canestro, di alley-oop, c'è il momento in cui Ivanovic si scontra con Delas, che permette ai Jim praticamente di andare da e schiacciare, andare a concludere da solo. Fortunatamente per sia la misura del passaggio sia il salto di Ejim secondo me è stato molto, molto in anticipo tra l'altro rispetto al passaggio, quindi è andata bene, e poi a supplementare sappiamo tutti com'è finita. Ultima azione che vogliamo rivedere insieme a Milenko Mauro è un recupero. Milenko qui diceva sì, che c'è stato un blocco di Ivanovic. Sì, se possiamo rivederlo chiedo alla regia, perché sì, insomma sì, è un momento fondamentale della partita. Adesso noi stiamo scherzando in questo per momento. Per fortuna ci possiamo scherzare. Perché Capodorlando ha vinto, però vediamo qui, ecco qua. Blocchiamo molto bene. Qui c'è praticamente uno scontro, insomma, forse Ivanovic che blocca Delas o Delas che blocca Ivanovic? Ivanovic blocca Delas perché Ejim va per schiacciare. Per schiacciare. Insomma, per fortuna possiamo ridere di questa azione perché Ejim non ha concluso a canestro.
è andata a finire così. E dicevo, Delas invece, a parte lo scherzo, fa un'altra cosa importantissima nel suo finale di partita, oltre ai canestri, qui arriva un recupero, ecco, c'è uno show difensivo da parte di Mario Delas, significa che il lungo resta sul piccolo per andare al quantomeno a ostacolare il passaggio, in questo caso arriva addirittura il recupero da parte di Mario Delas e poi dall'altro lato arriva la bomba. Canestro spacca partita, secondo me, del supplementare, questo canestro di Stojanovic procurato dal recupero di Delas, dopo che l'Orlandina aveva precedentemente fallito un attacco sempre sull'81 a 80, sì, e dopo che Venezia si era avvicinata con un canestro da tre, se non ricordo male, di Enzo, di Filloi, e quindi questo recupero di Delas ci ha permesso poi di arrivare al più 4 e credo sia stato il momento fondamentale dell'overtime. Non è l'unico recupero, perché poi ce n'è un altro, è l'azione subito dopo la tripla di Stojanovic. Sì. Ecco qui, altro aiuto difensivo di Delas in show difensivo. E poi Ivanovic che dà una bella pacca amichevole a Mario Delas. È bello tosto questo Nicola Ivanovic. Delas was ready to fight, but when he turned around, he saw Ivanovic. Giustamente, come ho pensato anch'io, qui se vediamo Delas come si gira, era pronto per andare a tirare un pugno pensando che fosse un avversario, invece era per fortuna il suo compagno di squadra che lo andava a incoraggiare per l'ottimo recupero difensivo. Va bene, insomma, in questi replay stiamo rivedendo tante cose che durante la partita magari sfuggono, in diretta invece rivedendole ci sono delle cose simpatiche, e tra l'altro Milenko era preparato su queste cose, quindi forse hai rivisto la partita, hai rivisto tutti questi momenti? Io was ready about this situation because you watch again the game. No. Now I see we can improve a lot, especially collaboration between Ivanovic and Delas, because they screen each other, they fight each other, so we have space to improve. Dice che c'è molto margine di miglioramento, non aveva rivisto la partita, quindi come noi si sta accorgendo di queste cose adesso, e che ci sarà molto margine di miglioramento dell'intesa tra appunto Ivanovic e Delas, che visto che si bloccano tra di loro in attacco e in difesa, rischiano anche la rissa. La rissa tra compagni di squadra, quindi dobbiamo un po' migliorare su questo aspetto. E va bene, si ride, si scherza un po', vediamo anche qualche immagine simpatica, qualche clip simpatica curata dal nostro Giuseppe Maniscalco con le immagini di Gino Trovato.
Quindi Capo d'Orlando arriva a quota 18 punti, è lanciata verso la corsa playoff, anche se ancora è molto presto per parlarne. Mauro, però, non è presto per parlare del discorso che è venuto fuori questa settimana, ovvero sul fatto che il prossimo anno, probabilmente dai prossimi playoff, c'è la possibilità che si possa giocare soltanto in palazzetti superiori a, con capienza superiore a 5.000 posti. La mia domanda è per te, anche per Milenko, è questo l'aspetto che deve guardare la FIP, comunque il basket italiano, per migliorarsi? Io credo che... Chiudo il discorso dicendo che soltanto 6 squadre su 18 in Serie A hanno un palazzetto con 5.000 posti. Tra l'altro molte di queste sono anche squadre di grande storia, come faccio un esempio come Reggio Emilia, che comunque si sta facendo un restyling, però non la capienza consentita, per non parlare poi di Brindisi o di Cremona o comunque di tante altre squadre che in questo momento non hanno la capienza minima per fare poi un playoff. Io voglio partire da un aspetto e di parlare dell'Orlandina. L'Orlandina Basket è capo d'Orlando, è un paese di 13.000 abitanti, quindi ora c'è la fortuna di fare la Serie A, è vero, però non vedo la necessità di avere un palazzetto da 5.000 posti, anche se l'Orlandina magari nei prossimi anni sarà una squadra che farà più volte i playoff, perché c'è un bacino d'utenza che non è così ampio, e quindi un palazzetto come il Palafantozzi o comunque un altro tipo di struttura, secondo me, è più che sufficiente. I problemi della pallacanestro in questo momento, secondo me, sono ben altri che permettersi il fatto di dover giocare per forza in palazzetti da 5.000 posti. Volevo chiedere questo anche a sì, a lo chiediamo anche a Milenko. Perché che ha giocato ovviamente sì, in realtà molto più grandi, sì, ha avuto la fortuna di giocare ad Oaxaca, che è uno dei palazzetti più grandi d'Europa, oltre che più caldi d'Europa, al Panathinaikos di Atene. Ha giocato in palazzetti importanti, il Pioneer di Belgrado, chiaramente sono realtà differenti rispetto sì, a quelle di Capodoro. Situazioni differenti, ma anche città differenti. Città differenti, chiaramente. Situation is this, the Italian Federation wants for the next playoffs 5,000 people minimum. Only for playoffs? Only for playoffs. So if you make a playoffs during the season and you don't have 5,000, you don't go playoffs? Praticamente quello che dice Milenko, dice se tu durante la stagione non hai 5.000 posti, fai playoff, cosa fai? Dove vai a giocare? Poi detto anche, poi se dobbiamo parlare dell'impiantistica in un'altra palestra praticamente. Sì. Se poi parliamo del nostro caso specifico, ho visto alcuni siti informativi della pallacanestro che ci davano la possibilità, dice Capo d'Orlando, se arrivasse playoff dove va a giocare? Messina. No, il palazzetto di Messina è, sappiamo tutti qui nella zona, che è un palazzetto fatiscente ormai, non ha più nemmeno i canestri e non sarebbe nemmeno pronto, ci vorrebbe un lavoro di restyling molto ampio, quindi se una realtà come Capo d'Orlando dovesse andare a giocare, forse potrebbe andare a giocare a Reggio Calabria, se no addirittura potrebbe andare a Caserta o a Napoli, o comunque in un posto totalmente lontano. Non è questo forse la cosa che serve primariamente al basket italiano. Chiaramente si parla ovviamente dei playoff del prossimo anno, non quelli di quest'anno, è comunque un'ipotesi in cantiere. Vedremo, staremo a vedere come andrà a finire. Restiamo sempre sul Capo d'Orlando e vediamo qual è la prossima avversaria della Betaland, la Fiat Torino. Questo è il quintetto base formato praticamente da 5 americani, con Wright, Harvey, Washington, Wilson e White. Dalla panchina sostanzialmente giocano in tre, che sono Poeta, Libegovic e Mazzola. Qualche minuto per Okeke, che è Fall, però insomma... Fall tra l'altro è andato via. Sì, Fall che tra l'altro è in uscita da Torino, e quindi è una squadra composta praticamente da 7-8 giocatori. È una squadra totalmente diversa però rispetto a Capo d'Orlando, non solo perché è formata soltanto da atleti americani e italiani, ma anche proprio per tipologia di gioco rispetto alla Beta. Sì, è stata fatta una scelta differente, probabilmente una scelta più di impatto, cioè nel senso un gioco prettamente di interpreti che sono magari abbastanza solisti e che comunque creano molto per loro stessi. Non un grandissimo gioco di squadra, però con grandissimo talento nel quintetto di Torino, dove ci sono giocatori come DJ White, che ha fatto l'NBA, o comunque Chris Bright, che è un ottimo playmaker, è un giocatore da tenere in considerazione assolutamente, Deron Washington,
che è altro talento cristallino, un giocatore che può accendersi e fare di tutto, dal tiro da tre alla giocata in penetrazione, alla schiacciata di potenza. Una squadra totalmente differente da Capo d'Orlando, onestamente, che fa della fisicità la sua arma principale e del talento dei suoi americani quello che gli ha permesso ad oggi di avere comunque in ogni caso lo stesso record che ha l'Orlandino. 18 punti per Torino, che ha tra i suoi migliori giocatori DJ White, che è stato il miglior giocatore per valutazione lo scorso anno. Quest'anno viaggia 17.3 punti di media. Washington è il leader nei rimbalzi con 8.5 e Wright degli assist con 5.8. È la seconda squadra per punti subiti, quindi è una squadra che subisce tanti punti a partita, ma ne segna tanti in casa. È la terza per punti segnati in casa con 86.3, così come è la quarta per rimbalzi totali in casa, quindi una squadra che in casa dà il meglio di sé. E il totale dei precedenti fra queste due squadre in Serie A è 4-0, anzi 5-0, perché c'è la vittoria di Capo d'Orlando quest'anno, 2-0 al Palo Ruffini. Aggiungiamo anche le partite giocate in Lega 2 tre anni fa. Sì, infatti Capo d'Orlando ha sempre vinto contro. Credo che in questa statistica ci siano anche le partite di A2, probabilmente, sì, perché Torino, sì, fa la Serie A dall'anno scorso, è stata, sì, battuta due volte qui l'anno scorso, più due volte della 2, più chiaramente quella di quest'anno, quindi 5-0. Hai ragione tu. Che ci fa ben sperare. L'anno scorso grande vittoria al Palo Ruffini, fu una delle poche soddisfazioni del girone di andata dell'Orlandina, con una grande prestazione anche del talentino slovacco Mario Iring, che fece due canestri da tre fondamentali poi per la riuscita finale, dove si vinse con un canestro quasi allo scadere dopo una buona rimessa segnata da Iasaitis. Speriamo che Torino ci porti ancora fortuna. Bene, a me non resta che ringraziare Milenko Tepić e Mauro Saia. Un bocca al lupo per il proseguo della stagione, Milenko. Grazie. Sperando di vincere anche fuori casa. Vi ricordo, tra l'altro, che questa puntata è anche disponibile sul web, sui nostri canali YouTube. Basta cercare Terzo Tempo AM su YouTube. Anche grazie alla collaborazione di Sportando, questa puntata viene anche diciamo linkata così su Sportando, che è un portale di pallacanestro molto importante a livello italiano, quindi per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta lo potrà benissimo guardare su YouTube, quindi Terzo Tempo AM, basta cercare così. Noi ci fermiamo, salutiamo appunto Mauro e Milenko, ma in realtà ci sarà appunto il tempo per parlare di ancora pallacanestro con Serie A2, Serie B e Serie C. È il campionato di Lega 2, girone Ovest, si è giocata la 19ª giornata di campionato. Vediamo allora quali risultati hanno fatto le siciliane impegnate in questo girone. Sono appunto la Lighthouse Trapani e la Moncada Agrigento nel servizio di Maria Elena Caliò. Brutta sconfitta per la Fortitudo Agrigento a Latina, dove la partita dura solo 20 minuti, 38-35 a metà gara, mentre il secondo tempo è tutto nel segno della Benacquista, che vince con grande merito per 80-62 e aggancia i bianco-azzurri in classifica, ribaltando anche il meno 9 dell'andata. Una serata no per la Fortitudo Moncada Agrigento, eccezion fatta per l'americano Perry Bufford, 33 punti per lui, che ha tenuto in piedi da solo l'attacco bianco-azzurro finché la gara è stata in equilibrio. Poco altro da salvare in una partita decisamente sottotono per Agrigento. Su entrambi i lati del campo, Latina ha avuto maggiore attenzione e aggressività in difesa e più lucidità nel muovere la palla in attacco, trovando buone soluzioni per i suoi principali terminali offensivi. La testa della squadra di Ciani va ora alla sfida di domenica prossima al Palamoncada contro la Viola Reggio Calabria. La Lighthouse Trapani perde la terza partita consecutiva e scivola nelle zone medio-basse della classifica. Casale Monferrato espugna il Palaconad in una gara che ha visto Trapani condurre il match nei primi tre quarti, giocando un'ottima pallacanestro, ma nell'ultimo quarto è solo Casale. Gli uomini di Ramondino prima ricuciono il gap e poi nell'ultimo periodo prendono il largo. Nel secondo quarto la tripla di Mais manda le squadre negli spogliatoi sul Piotto Trapani, ma con Tomassini e Martinoni sugli scudi Casale torna in vantaggio. Filloila impatta a quota 59, ma 7 punti consecutivi dell'ex playmaker della nazionale di Bella regalano a Casale il massimo vantaggio, più 11 a 6 minuti e 40 dalla fine. Trapani prova a salvare il salvabile con Mais, ma le due triple consecutive di Natali valgono il più 15 a 100 secondi dalla fine e mettono definitivamente KO i padroni di casa. Finisce 83 a 96, per Trapani 27 di Mais, 24 di Renzi e 17 di Filloi. Per Casale superlativa la prova di Tomassini e di De Negri, autori di 23 e 19 punti. E quindi una 19ª giornata che non sorride alle squadre del sud. Perdono Trapani e Agrigento, perde anche la Viola Reggio Calabria
sul campo di Siena 75-54, nonostante i tanti cambi in panchina, perché sono stati sostituiti tanti giocatori, è arrivato anche Marco Laganà direttamente da Cantù, però la Viola ha perso sul campo di Siena, continua a dominare il campionato l'Angelico Biella, che vince sul campo di Roma 86-90, e vediamo quindi la classifica con Biella a quota 28 in testa al gruppo, Legnano a 26 e segue appunto a 2 punti soltanto dalla vetta, e poi scorrendo giù Agrigento e Trapani, che sono praticamente a metà classifica. Agrigento in piena corsa playoff a quota 22, Trapani un pochettino più in giù a quota 18. Situazione drammatica invece per Scafati, che perde in casa uno scontro diretto importantissimo contro Rieti, e adesso davvero rischia tutto ciò, ha provocato le dimissioni di coach Giovanni Perdichizzi. Scendiamo di un gradino e andiamo a vedere invece i risultati di Serie B con Barcellona, Patti Cefalù impegnata nel girone C. Il servizio di Benedetto Ortitullo. Continua la serie positiva del basket Barcellona, che viola anche il parquet del Pala Luis e rende Pamper Focaccia ai padroni di casa, che nella gara d'andata avevano maramaldeggiato al Pala Alberti. I gelorossi vincono con autorità 65-78 il risultato finale e superano l'ennesimo impegnativo banco di prova, staccando proprio gli universitari e con una partita in meno. Quella che dovrà essere recuperata contro la Visnova Roma è rinviata per l'allerta meteo di 2 domeniche fa. Prossima avversaria sarà Cassino, già battuta a domicilio e che arriva al Pala Alberti con 2 punti e una partita in più rispetto a Serena e compagni. Una vittoria sarebbe auspicabile, rappresenterebbe una spinta importante verso le zone altissime, dove l'ex capolista Valmontone continua a perdere quota a beneficio della Cuore Napoli Basket, adesso solitaria in vetta a quota 32. Valmontone è infatti caduta rovinosamente a Cefalù in casa della Zannella, punteggio finale di 75-68. Evidentemente i laziali soffrono oltre misura l'assenza di Ciccio Guarino in cabina di regia. Il play è infatti tornato a Ferentino. Perde Patti, che ha vita dura contro il Teramo Basket, che espugna il Pala Serranò con il punteggio di 67-73. E vediamo nel dettaglio allora i vari risultati del campionato di Serie B, Girone C. Quindi abbiamo detto che Barcellona ha vinto questa partita, adesso si lancia nella parte alta della classifica. Se perde Patti in casa, vince invece Cefalù in casa con Valmontone di 7 punti, come abbiamo appena sentito nel servizio. Andiamo a vedere allora la classifica di questo campionato, con Napoli che è la guida a quota 32, Barcellona in piena corsa verso i piani alti a quota 24, Cefalù che invece potrebbe rientrare in ottava posizione grazie a questa vittoria, Patti invece un pochettino più indietro, ma comunque al momento distante dalla zona retrocessione. Chiudiamo il nostro spazio riguardante il basket di questa settimana con il servizio sulla Serie C e sulla Serie D di Gabriele Ferruccio. Una vittoria e una sconfitta per le due formazioni orlandine impegnate nel weekend scorso nella 19ª giornata del campionato di Serie C Silver. Prosegue nel suo cammino perfetto la Costa d'Orlando di coach Peppe Condello, che si sbarazza anche del nuovo venire Spadafora e porta a casa la 18ª vittoria consecutiva. I biancorossi hanno un approccio soft alla gara, e i gialloneri di casa cercano di tenere il più a lungo possibile in equilibrio la partita. All'intervallo è 31-44, ma nella ripresa la Costa riesce definitivamente ad allungare, portandosi sul più 17 a fine del terzo periodo. Il tabellone alla fine recita 60-75 per i inarrestabili paladini, che vincono ancora disputando però un incontro meno convincente del solito. 17 punti per Griffin, 14 per Munastra, 10 per Fazio. La Costa sarà impegnata domani sera nel recupero della 17ª giornata del campionato e andrà a fare visita al Basket School Messina. Arriva una sconfitta invece per la Nuova Gatirno, che al Pala Fantozzi disputa una gara da 2 volte e viene battuta dalla Studentesca Licata per 64-70. Dopo un primo tempo spento, con tanti errori al tiro e una difesa molle che consente a Licata di andare avanti anche di 21 lunghezze, i ragazzi di coach Silva si riscaltano nel terzo quarto, riducendo il gap e andando avanti nell'ultimo parziale. Gli ospiti però sono più solidi e riescono nel finale a punta a punta ad avere la meglio sui paladini, vincendo 64-70 e portando a casa i 2 punti. Non bastano così i 22 di Pavicevic, 19 di Hoch, 6 di 10 di Winford. Nel campionato di Serie D, successo esterno per la Confezioni Corpina Torrenova, che ottiene la 5ª vittoria consecutiva, seconda di fila esterna, espugnando il Pala Don Bosco di Palermo per 77-72. Successo importante per la cestistica, che viola per la prima volta in stagione il parquet palermitano e nel prossimo mese sarà impegnata per ben 3 volte al Palatorre tra le mura amiche.
Un successo ottenuto dominando i primi tre parziali e soffrendo nel finale di gara, dove gli uomini di casa, guidati da Sorce e Biondo, sono rientrati fino al meno 5 finale. Tre uomini in doppia cifra per la confezione Corpina, 30 punti per Diacenco, 13 per Galipò e Arto. Sfiora la doppia cifra Albana, che si ferma a quota 9. Terzo tempo è finito qua, vi ricordo di consultare il nostro canale YouTube Terzo Tempo AM e potrete rivedere le nostre puntate. Io ringrazio Sergio Granata, Maria Elena Cagliò, Benedetto Ortitullo, Gabriele Ferruccio, Giuseppe Maniscalco e Nunzio Raga per il contributo di questa puntata. L'appuntamento è per il prossimo martedì sera, sempre su Antenne Mediterranee. Buona serata a tutti.